Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, stamattina, come stavo mettendo a posto, ho ritrovato per caso le mie vecchie pagelle di quando andavo a scuola. Chiaramente voglio fare una premessa. Le voglio rileggere insieme a voi. Io non so cosa ci sia scritto in quelle pagelle, anche perché ormai credo, non so, da quanto tempo che non vado a scuola io? Quando ho finito a scuola? 8-9 anni fa, circa. Quindi vi lascio immaginare. Quindi adesso vi andrò a rileggere le mie vecchie pagelle di quando andavo a scuola, e magari per riderci anche tu. Iniziamo dalla prima elementare. Chiaramente non dirò le scuole che ho frequentato. Qua ci stanno i voti sia del primo che del secondo quadrimestre. Italiano, sufficiente, sufficiente. Lingua straniera, c'è una sbarra qui, molto probabilmente perché non la facevamo. Matematica, sufficiente, sufficiente. Scienze, sufficiente, sufficiente. Storia, geografia e studi sociali, sufficiente, sufficiente. Educazione all'immagine, sufficiente, buono. Educazione al suono e alla musica, sufficiente, sufficiente. Educazione motoria sufficiente, sufficiente. Religione sufficiente, sufficiente. Italiano, questa è la seconda elementare. Sufficiente, sufficiente. Lingua straniera non la facevamo ancora, quindi nessun voto. Matematica, sufficiente, sufficiente. Scienze, sufficiente, sufficiente. Storia, geografia e studi sociali, sufficiente, sufficiente. Educazione all'immagine, buono, buono. Educazione al suono e alla musica, sufficiente, sufficiente. Educazione motoria, sufficiente, sufficiente. Religione, buono, ottimo, perfetto. Terza elementare. Sufficiente, lingua italiana, sufficiente, mancano prove oggettive, sarebbe tipo un non classificato, che poi vi spiegherò il perché ho preso tutti i non classificati in terza elementare, ve lo spiegherò mo che finisco a leggere. Lingua straniera, sufficiente, mancano prove oggettive, matematica, sufficiente, mancano prove oggettive, scienze, sufficiente, mancano prove oggettive, storia, geografia e studi sociali, sufficiente, mancano prove oggettive, educazione all'immagine, sufficiente, sufficiente. Educazione al suono e alla musica, sufficiente, mancano prove oggettive. Educazione motoria, sufficiente, sufficiente. Religione, sufficiente, sufficiente. Praticamente che cosa è successo? In terza elementare era venuta un'insegnante violenta che terrorizzava i bambini. A me personalmente mi chiamava, non so se l'avevo detto in uno dei miei video, queste volte si rivolgeva a me con toni tipo tu sei un montone, sei una morta. E io mi ero lasciata un pochettino andare, diciamo, non volevo fare più niente, ecco perché. Cioè, non è una giustificazione, però ve l'ho dovuto spiegare. E passiamo alla quarta elementare. Italiano, sufficiente, sufficiente. Però in ogni cosa ci hanno messo anche una cosa, una scritta, nella cornice della flessibilità valutativa. Precisamente non so che significa. Lingua straniera. Sufficiente, sufficiente. Matematica, sufficiente, sufficiente. Scienze, sufficiente, sufficiente. Storia, geografia e studi sociali, sufficiente, sufficiente. Educazione all'immagine, buono, buono. Educazione al suono e alla musica, sufficiente, sufficiente. Educazione motoria, sufficiente, sufficiente. E qui ragazzi, c'è pure scritto qualcosa che poi hanno cancellato con la scrollina. Cioè, non lo so. Poi. Religione buono buono. Passiamo in quinta elementare. Lingua italiana sufficiente sufficiente. Ci hanno sempre scritto quella cosa nella cornice della flessibilità valutativa.
Lingua straniera sufficiente, sufficiente. Matematica sufficiente, sufficiente. Scienze sufficiente, sufficiente. Storia, geografia e studi sociali sufficiente, sufficiente. Educazione all'immagine, buono, buono. Educazione al suono, alla musica sufficiente, sufficiente. Educazione motoria sufficiente, sufficiente. Religione distinto, distinto. Buona pagella. Adesso passiamo alle medie. Passiamo alle medie, vediamo un pochettino. Non è che ci capisco un granché. Allora, italiano, non sufficiente, non sufficiente. Inglese non sufficiente, non sufficiente. Francese non sufficiente, non sufficiente. Storia non sufficiente, sufficiente. Geografia non sufficiente, non sufficiente. Matematica non sufficiente, non sufficiente. Scienze sufficiente, sufficiente. Tecnologia sufficiente, sufficiente. Informatica sufficiente, sufficiente. Musica sufficiente, sufficiente. Arte e immagine sufficiente, sufficiente. Scienze motorie sportive sufficiente, sufficiente. Religione cattolica sufficiente, sufficiente. Comportamento buono, sufficiente. Laboratorio di storia. Nel primo quadrimestre non c'è niente. E nel secondo praticamente, cioè non c'è niente perché non lo facevamo in realtà. Il secondo sufficiente. Io... Questo non ci capisco niente. Mettiamo da parte. Questo che roba è? No, perché qua mi sto perdendo i fogli, scusate. Incominciamo nella seconda media. Italiano, ormai mi sono stufata a leggere sempre i soliti voti più o meno. E comunque non mi giudicate per i voti che prendevo a scuola, le medie, perché era terribile. Alle superiori mi sono rifatta la grande, ve lo giuro. Italiano non sufficiente, non sufficiente. Inglese non sufficiente, non sufficiente. Francese non sufficiente, non sufficiente. Storia non sufficiente, non sufficiente. Geografia non sufficiente, sufficiente. Matematica non sufficiente, non sufficiente. Scienze non sufficiente, non sufficiente. Tecnologia sufficiente, sufficiente. No, non matematica, informatica. Scusate. Non sufficiente, sufficiente. Musica non classificata. Cioè, non so come ho fatto a prendere non classificate in quel periodo lì, perché comunque io le cose facevo. Però non lo so. Era un periodo un pochettino strano. Secondo quadrimestre non sufficiente. Come ho fatto non lo so, perché mi ero impegnata, vi giuro. Arte e immagine non sufficiente, non sufficiente. Cioè, non so lì come ho fatto a prendere non sufficiente. Cioè, perché comunque io le cose le so fare. Cioè, voi avete visto i lavori che faccio, quindi non so, andate a dire alla professoressa perché mi ha messo quei voti. Scienze motorie e sportive, sufficiente, sufficiente. Convivenza civile, non sufficiente, non sufficiente. Poi questo ve lo spiego perché. Religione cattolica, sufficiente e sufficiente. Praticamente che cosa era successo? Siccome i miei compagni mi dicevano, mi trattavano male, praticamente io andavo da parecchi professori a dire guardate che mi stanno trattando male e praticamente loro invece che fare qualcosa di concreto ai bulli mi hanno reputata a me come bugiarda e quindi mi hanno abbassato il voto di condotta. Questo è un messaggio che voglio mandare a tutti i professori. Ascoltate sempre un'allieva vittima di bullismo che vi dice che ha bisogno di voi, del vostro aiuto. Non andate contro chi è vittima di bullismo, ma andate contro i bulli, punto. Vediamo. Terza media, siamo arrivati alla terza media, ragazzi. Allora, italiano,
Non sufficiente, sufficiente, inglese. Non sufficiente, non sufficiente. Francese. Non sufficiente, non sufficiente. Storia. Non sufficiente, non sufficiente. Geografia. Sufficiente, non sufficiente. Matematica. Sufficiente, non sufficiente. Scienze. Non sufficiente, non sufficiente. Tecnologia. Sufficiente, sufficiente. Informatica. Sufficiente, sufficiente. Musica. Sufficiente, sufficiente. Arte e immagine. Sufficiente, buono. Scienze motorie sportive. Non sufficiente, non sufficiente. Qui dobbiamo dirlo al professore, al carissimo professore che avevo, come abbia fatto a mettermi. Non sufficiente in educazione fisica con tutte le cose che io so fare, che voi avete visto che faccio. Io mi impegnavo. Convivenza civile. Sono risalito un pochettino. Sufficiente, sufficiente. Religione, sufficiente, buono. Adesso passiamo finalmente alle superiori, perché alle superiori vi posso assicurare, ragazzi, che mi ricordo che ero salita parecchio. Alle medie non so che cosa mi sia successo veramente, vediamo. Però alle superiori ci stanno soltanto i voti del primo quadrimestre. Quelli del secondo erano più alti, chiaramente, perché lì alle superiori era diverso dalle medie e dalle elementari. Lì, se prendevi una non sufficienza, venivi bocciato, invece alle medie, alle elementari no. Passavi così. Lasciamo perdere. Allora, però qua chiaramente si veniva valutati per numeri, tranne religione che riportava i voti, diciamo, della vecchia scuola. Cominciamo. Religione, sufficiente. Italiano, scritto 6, l'orale 6. Storia, c'è solo il voto orale perché te lo valutava solo orale, 7. Lingua straniera, inglese, scritto 5 e all'orale 6. Non so come ho fatto a prendere all'orale 6, se io avevo il mutismo selettivo, ragazzi, ce lo so come ho fatto, cioè tutto al più doveva essere il contrario, ma va bene così. Diritto ed economia 5, matematica ed informatica 7, scienze della terra 6, discipline plastiche 6, discipline pittoriche 6, discipline geometriche 6, storia dell'arte scritto 5. Orale 5, l'unica materia che praticamente tenevo sempre sotto i piedi, aiuto, in cui ogni anno rischiavo di riportare il debito, però per fortuna sono stata sempre promossa. Esercitazioni di laboratorio 6, educazione fisica 6. Passiamo al secondo superiore, vediamo un pochettino che cavolo che è questa roba. Religione materia alternativa. Orale, solo per l'orale, molto, che significa praticamente tipo 8. Oh, un bel voto. Italiano 7 e 7. Storia 7. Lingua straniera inglese 6 e 7. Cioè all'orale 7. Ma non ci potevo credere, cioè non ci posso credere. Io all'orale ho preso 7 all'inglese. No, 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 impossibile. Io non lo parlo l'inglese. Non lo parlo. Diritto ed economia 7, matematica ed informatica 7, scienze della terra 7, discipline plastiche 7, discipline pittoriche 7, discipline geometriche 7, storia dell'arte 5 e 5 ti pareva. Esercitazione di laboratorio 6, educazione fisica 5. Ma come cavolo hai fatto a mettermi 5 se io so fare tutte quelle cose spaccate, rovesciate, salto di qua, salto di là? Ma come cavolo ha fatto la professoressa a mettermi 5? Ah, ci sta pure la condotta però. 8! 8 in condotta! E va bene così. Allora, vediamo. Siamo al terzo anno. Religione o materia alternativa? Molto. Italiano 6 e 6. Storia 6. Lingua straniera inglese? Lo scritto 7. All'orale 6. Finalmente forse va bene così perché mi sembrava strano l'orale. Cioè l'orale 7. Vabbè. Matematica 7.
Progettazione 6, filosofia 6, chimica e laboratorio tecnologico, ma come cavolo si pronuncia, mo pure tu, 6, fisica 6, storia dell'arte 5, 5, ti pareva. Fatevi complimenti per la storia dell'arte. Geometria descrittiva 8, esercitazioni di laboratorio. Sei, educazione fisica 6. Oh, finalmente, finalmente la professoressa aveva capito che io valgo. Certo, poteva mettere qualcosa in più, va bene così, va benissimo. Condotta 8. Italiano, siamo al quarto anno. Oh, cavolo. Quarto anno ci sono, ho avuto un po' di problemini, qualche lacuna. Vediamo. Italiano 6 e 6. Storia 6. Lingua straniera inglese 6 e 6. Matematica 4. Progettazione 7. Filosofia 6. Chimica e laboratorio tecnologico 4. Fisica 5. Storia dell'arte 5 e 5. Vabbè, ormai ci siamo abituati che storia dell'arte deve sembrare da pini così. Non è una novità. Geometria descrittiva 6. Esercitazione di laboratorio 6. Educazione fisica 6. Religione cattolica molto. Condotta 8. Bene. Adesso siamo arrivati finalmente al quinto superiore. Chiaramente non mi sono presentata con questi voti per fare l'esame, perché sono soltanto i voti del primo quadrimestre, quelli del secondo non so perché, ma noi non ci rilasciavano la pagella, andavi là e vedevi tutta la votazione, quindi va bene così. Italiano 7 e 7, storia 7, lingua straniera inglese 6 e 6, matematica 6, progettazione 7, filosofia 7, fisica 7, storia dell'arte 6, 7, ero risalita a storia dell'arte l'ultimo anno, visto miracoli succedono, visto storia dell'arte che mi mette 7, non si poteva proprio sentire. All'orale poi, all'orale, mica l'ho scritto, l'orale 7, cioè non si può proprio sentire. Poi andiamo avanti, geometria descrittiva 7, esercitazione di laboratorio 6, educazione fisica 6, religione cattolica buono. Condotta 8. Bene ragazzi, queste erano le mie pagelle scolastiche. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo, scusate l'emozione, iscrivetevi a questo canale.